Lei non c'è, mi sono fatto due volte la strada. Oh, ma che cacchio? Ti stavo cercando, Ria. Ok, abbiamo fatto qualcosa che purtroppo il nostro Alexander non avrebbe... Che cacchio è quella roba? Sembra che i figli di Rennala siano in qualche modo in alleanza con i Sacri d'Erma. Space Gamers, benvenuti a questo nuovo episodio di Elden Ring. Ragazzi, scorso episodio abbiamo fatto qualcosa di veramente importante sia a livello di lore di Alexander e sia a livello di gioco, ovvero abbiamo stretto un accordo con Ranni. Per la prima volta Alexander si è... fidato di una persona a tal punto da rivelargli che lui non è un senza luce e lui non fa parte di questo mondo, ma ha deciso comunque di aiutare Ranni in maniera piuttosto importante, perché alla fine di questa avventura noi addirittura la sposeremo per farla diventare teoricamente la nuova Marika e quindi plasmare un mondo come vuole lei, che Alexander condivide in parte, perché Alexander non vuole intromettersi nel flusso vitale di un mondo che non appartiene, quindi cerca di assecondare un abitante del mondo dove è lui in questo momento, che gli sembra, insomma, che abbia delle nobili vedute, ecco. Ma detto questo, ho degli oggetti da leggere, che ho dimenticato di leggere lo scorso episodio, ovviamente, ma che si ricollegano molto bene alla mia piccola esplorazione off camera che ho fatto qua all'altare del Chiaro di Luna, perché mi sono esplorato queste belle rovine, ho fatto la galera eterna del capo e anche la guglia di Cheluna. Ho fatto solo questo off camera perché ho degli oggetti che voglio leggere insieme a voi. Allora, partiamo con il discorso che avevamo già più o meno intuito, ovvero il fatto che la gente di Caria, la famiglia reale di Caria, Rennala, Ranni, eccetera, eccetera, sembrano essere dei discendenti della città eterna. E infatti l'oggetto che abbiamo trovato nello scorso episodio a Noxtella sembra suggerirci una cosa molto simile a quanto abbiamo teorizzato, perché qua ci dice che questo talismano rappresenta la luna nera perduta. La luna di Noxtella è stata la guida di numerosi astri, quindi la luna, che è, secondo le nostre teorie, un'altra entità esterna, un'altra divinità esterna che guida Rennala e adesso guiderà Ranni, sembrava che in passato fosse legata anche alla città eterna, soltanto che poi alla fine è sparita. Perché? Boh, questa cosa non la sappiamo. E questa cosa ci viene confermata dall'oggetto che ho trovato off camera, ovvero questa roba qui. Dove sta? Eccola qua. Luna nera di Ranni. Fu la giovane Ranni, guidata per mano da sua madre Rennala, a trovare questa luna, una visione di gelo e tenebra ammantata di misteri occulti. Ovviamente Rennala ha visto in sua figlia il degno campione, diciamo, per essere guidata dalla luna nera, e quindi ha portato Ranni davanti a questa divinità esterna. Ora, questa è sempre teoria, però, sembra essere una teoria quasi, quasi veritiera. Detto questo, mesa tanto che non abbiamo nient'altro da leggere se non il capo di Enrico Coltelli, perché qua abbiamo affrontato il capo, Alecto, e ci ha dato Tish di Neri Coltelli. La notte del complotto, Tish l'assassina infuse nella sua lama il potere della runa della morte per uccidere Godwin Laureo. Era figlia del capo di Neri Coltelli Alecto e morì proteggendo la madre durante la fuga della città reale. Infatti abbiamo incontrato Alecto, che ci ha droppato fondamentalmente lo spirito di sua figlia, che adesso aiuterà noi, perché ci aiuterà soprattutto nel DLC. Detto questo, però, c'è una cosa su cui voglio soffermarmi prima di partire, ovvero Alexander, adesso che ha avuto tutte queste informazioni, grazie ad aver aiutato Ranni, ha capito più o meno come funziona l'anello ancestrale e più o meno come funziona l'interregno, ovvero l'anello ancestrale sembra che detti delle regole attraverso le rune maggiori, perché noi abbiamo le rune maggiori, ragazzi, noi abbiamo pezzi di anello ancestrale e a quanto pare se noi mettiamo queste rune non so dove, cioè nel senso Alexander non sa come è fatto l'anello ancestrale, dove le metto le rune, le posso mettere dove voglio. Sembra che dettino le regole del mondo e quindi immagino che poi Ranni, quando arriveremo alla fine, detterà le sue regole, ovvero creerà quello che insomma
pensa sia un anello ancestrale più giusto possibile, almeno questo è quello che pensa Alexander, ma in linea di massima è così che funziona l'anello ancestrale. Ora, poi ci attaccheranno, ci lanceranno qualsiasi cosa, ma noi stiamo andando all'altopiano di Altus e ci andremo attraverso il montacarichi di Dectus. Abbiamo tutte e due le parti del medaglione, quindi chi vola, signor Alexander, col nostro torrent, fammi rubare tutto quanto qua, che cose che ci serviranno. Sì, ci stanno attaccando, infatti, dicevo io. Holy shit, via, 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 veloce, veloce, ignoriamo tutto. Si corre, ragazzi, si corre, perché qua il tempo stringe, come al solito. Dobbiamo correre qua all'altopiano di Dectus e dobbiamo continuare a fare un po' di quest, sperando che adesso un po' gli altri si sblocchino, nel senso che Selen se ne fotte più niente ormai di noi. Bok penso che adesso si sposterà. Dobbiamo fare un po' di recuperi quest. Qua non c'è nessuno, perfetto. Ah, questa è una bella visione. Queste sono sempre belle visioni. Non c'era una legge dita da queste parti? No, c'è un fantasma. Mi sa che all'altro montacarichi c'era la legge dita. È lì da qualche parte. Un altro sentiero che riconduce ai piedi dell'albero madre. Un'antica galleria. Ok, quella è... praticamente ci sta dicendo che c'è un'altra strada per arrivare all'altopiano. Ma noi siamo stati bravi, abbiamo fatto i compiti e abbiamo entrambi i medaglioni. Ah, tra l'altro non vi ho fatto presente che adesso ho l'armatura completa di Radahn, perché ho messo l'amuleto che ci dà un po' più di peso. E poi tra l'altro è molto poetica questo fatto che abbiamo l'armatura di Radahn, perché abbiamo fatto appena un patto molto importante con la sorella. Altopiano di Altus, ragazzi, ci siamo. Ed eccoci qua, proprio vicinissimi all'albero madre. Voi fatevi i cavoli vostri, io ho da fare. La nostra meta non sarà proprio l'altopiano di Altus, qua nei dintorni della capitale, ma ci sposteremo un po' ad est, no, a ovest da questa parte, sì, a ovest. Ma prima dobbiamo prendere la mappa, che non so dove sia. Quindi, signor Alexander, gambe in spalla e vediamoci un po' in giro per trovare la mappa. Tra l'altro Corin penso che adesso si sia spostato, perché ci aveva detto che andava all'altopiano Altus a cercare un certo maschera d'oro. Salve semiumani, da un po' che non vi vedavamo. E quindi poi dobbiamo cercare anche Corin, dobbiamo cercare un Usak de Cristiano qua. Mannaggia a voi, mannaggia che vi ve ne andate, vi splittate, vi odio. Non potevamo fare una grande, unica compagnia, tutti in viaggio insieme, che bello. Seme d'oro però, nice, dammi qua, che forse possiamo portare più 1000, quante sono? Forse a 10 ampolle possiamo arrivarci. Eccola Millicent, salve, hai fatto un bel viaggione. We meet again. In truth, it's been smooth sailing for me. The scarlet rot has stilled since last we met. As such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realize that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. Beh, poteva essere utile, effettivamente. Now I'm tracing the path Melania took after unleashing the power of the scarlet rot. During her battle with General Radahn in the Caelid Wilds, I should like to meet her. This vanished woman. I think she's in the north, in the lands that lie beyond the Erdtree. È strano che la stia cercando. Boh, non lo so, forse è legata alla Marcescenza Scarlatta, crede che la possa aiutare a fare qualcosa di non so cosa. Non ho proprio idea. Alexander è in buffering in questo momento. Però sicuramente, ovviamente, Alexander aiuta tutti, quindi aiuteremo anche Millicent a trovare questa Malenia.
Malenia, che abbiamo capito essere un semidio piuttosto importante, più che altro perché ha sfidato alla pari Radahn e sembra essere legata a un'altra divinità ancora, ovvero la Marcescenza Scarlatta. Oramai facevo un casino con queste divinità esterne. Questo potrebbe essere un problema, un problema... Maledizione, porca miseria. Ecco qua, è da un po' che non ti vedevamo. Comunque qua abbiamo... Radice mortale, porca miseria. Diventano più forti questi. Aiuto, aiuto Alexander, ma no. Che dolore, rovina di William Defoe. Aspetta, oh, sto cacchio del scheletro. Dove sta il tizio, porca miseria. Maledizione. Oh, fermi. Dove sta? Non lo vedo. Forse conviene prendere il nostro Orange. Dove sei? Basta, pezzo di vomito. Raga, non lo vedo, non lo trovo. Dove sta? È sparito, eccolo. Grande, schifoso vomito, inumano, razza di deficiente. Pure, pure gli scheletrini mi merito. Affancavo. Via qua, via. Boom. Esbram. Estordici. Che fai qua? Ok. Fai sempre stesse mosse. La deficiente. Aiaiaiaia. Non ti far colpire, Alexa. Uccidilo. Uccidere. Uccidere. Uccidere tutti. Boom. Oh, che bellezza. Che bellezza. Facciamo così. Perfetto. Vieni qua. Bravissimo. Becca di qua. Ribecca di qua. Oh, mamma mia, signor Alexander, quanto siamo forti. Ti distruggo. Tiè. No, ammazzalo. Ok. La fida stamina. Ho visto, che volevi evocare lo scheletrone. Ah, grandi pezzi di vomito. Non muoiono più? Non muoiono più. Evocazione di tibia. Oh, non muoiono più questi. Ah, grandi infami. Oh. Ok, vi devo riammazzare, porca miseria. Venite qua. Basta. Perché non siete morti di nuovo? Che è sta mafia? Beh, effettivamente qua dovevamo recuperare le radici mortali per il nostro amico Gurrank, quindi... Abbiamo iniziato prendendone già una. Beh, dato che ci siamo, raga, guardiamoci un po' intorno qua nelle rovine di William Defoe. Oramai nominate così nome ufficiale. Se mi date la mappa, forse riusciamo a organizzare l'episodio. Però senza la mappa è un po' difficile, perché io chiaramente non me ricordo un cavolo di sto posto qua. Infatti sono sincero, cioè sono arrivato qui completamente a caso, nel senso non sapevo che fosse qui la radice mortale. Però siccome io volevo farle nel prossimo episodio le radici mortali, ma dato che ci sono qua, a sto punto abbiamo fatto adesso. Eccolo qua. Aia, porca, ma vaffancavolo. Ho trovato il tesoro. Stati fermo tu. Mamma mia. Perché faccio sempre 6 danni? Non mi piace questa cosa. Troppe coincidenze. Fermi. Fermi, maledizione. Ho trovato le scatole. Comunque non sono respawnati. C'è soltanto altra gente. Un casino di gente. Devo mettere la chiavetta. Chiavetta ce l'abbiamo, giusto? Sì, una sola. Mettiamo la chiavetta USB e entriamo qua dentro. Che ci sarà... Oh, salve. Perché voi siete cattivi? Porca miseria. Mi aspettavo, volevo solo il tesorino io. Oh, ci permettere, eh? Ti permettere proprio. Porca miseria. Vieni qua. Backstab. Non faccio mai backstab io, non so perché. Non mi vengono proprio da fare. Oh, e muori. Vieni qua. Fermo, non mi uccidere. Non mi uccidere. Becca di qua. Nice, sempre 6 danni. Posso avere il mio tesorino in santa pace, grazie mille. Ah, non mi ricordo manco che c'era qua. Talismano del drago perlaccio. Grazie, minchia. Forse era meglio non trovarlo. Qua tra l'altro abbiamo un'altra robetta che ci indica un dungeon. Sì, ok. Dungeon che sta là sopra. Ok, potrebbe servirci... Se ci dà una radice mortale lo faremo, ma non in questo episodio, perché una l'abbiamo già presa, involontariamente, ma l'abbiamo presa. Però io volevo scendere, tipo da questa parte, esatto. Vediamo se qua c'è qualcosa effettivamente da recuperare, a parte i lupi, 6.000 lupi ogni volta. Noi accedavamo di qua, se prendevamo la strada a ritroso. Buonasera! O buongiorno, dipende. Mattina, oh! Questo è un drago diverso. Oh, calmarsi. Holy shit. Oh, vieni qua. Grande vomito. Dove cacchio hai colpito? Mannaggia a te, mannaggia. Oh, fermo, fermo, fermo. Attenzione. Ai 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 ai, abbiamo proprio un drago
molto forte rispetto agli altri. Mi ha preso un po' alla sprovvista, sinceramente. Molto alla sprovvista. Dove cacchio sono spawnato? Perché sono qui? Alla soda di Marika. Salve, salve, salve. Grazie, grazie, grazie. Poi leggiamo, poi leggiamo. Sì, vorrei le mie 50.000 rune se possibile. Ma il drago arriva, torna. Sì, sta tornando. Perché? Che cacchio volete da me? Mi sto facendo un nome qua nell'interregno. Volete tutti morti praticamente. Porca miseria. Vieni qua, vieni. No, no, vieni qua, ho detto. No, che è sta cosa? Fermo, fermo. Aia. Mica, raga, forte sto coso. Aviecce. Aspetta, che prima mi ha fatto il culo con sto coso. Mannaggia a te, mannaggia. Hai moveset diverso rispetto agli altri draghi. Beccati questo, però. Moto! Dragon Slayer, il signor Alexander. Maledizione, ti odio. Ehi, fermo. Fermo, fammi curare. Stati buono. Stati buono. Lansax si chiama. Non c'era bisogno, però. Cioè, non c'era bisogno di uccidermi per poi andartene. La nuova zona già non mi piace. Già non mi piace. Molto strana. Ma come cacchio è possibile? Cioè, prima ingaggia e poi se ne va. Ma come cacchio ti permetti? Anzi, meglio dire, prima mi ammazza e poi se ne va. Qua c'è un bordello di carovane. Ma sono tantissime. Ci sono anche i tizi che stavano al castello Gran Tempesta. Qua si sta dormendo. Perché dovrei disturbarlo, sinceramente? E ovviamente è chiaro che mi attacchi. Oh, sta presa qua, mannaggia a te. Aia, aia. Bravo, bravissimo. Madonna, quanta vita c'hai. Figlio mio, bravissimo. Bravissimo. Io voglio solo esplorare Santa Pace. Ok, di qua che era, mi sa, la via che ci ha detto il fantasma. Una grazia, una grazia. Santa miseria, piglia tutto, piglia. Ah, finalmente Melina, porca Eva. Cavolo, è da un po' che non ci sentiamo. Effettivamente, forse non aveva informazioni sugli altri regni, tipo a Kelid e a Liurnia, non aveva informazioni. Ma adesso che siamo tornati sulla retta via, siamo all'altopiano Altus, vicini al regno dell'albero madre, e noi sempre ipotizziamo che Elina sia parente, se non figlia, di Marika, forse adesso ha qualcosa da dirci. The Erdtree is close, only a little further till the foot of the Erdtree. And the accord is fulfilled. It takes me back. I was born at the foot of the Erdtree, where mother gave me my purpose. Though now, everything is lost to me. I have to ascertain for myself the reason for which I live, burned and bodiless. Nata ai piedi dell'albero madre. Beh, se non è figlia di Marika lei, chi cacchio lo è? Tra l'altro questo accordo si era un po' dimenticato, il nostro Alexander. Effettivamente noi dobbiamo portare Melina all'albero madre. Quindi bene che me l'abbia ricordato. Sto esplorando un po' in giro, ragazzi. Così mi metto un po' di waypoint sulla mappa. E così non mi scordo che ci sono effettivamente un sacco di dungeon qui. E poi mi seleziono quelli che voglio fare insieme a voi, che penso sarà soltanto quello là della Rice Mortale. Ma qua abbiamo qualcuno che non conosciamo, ma lo incontreremo più avanti. Adesso cerchiamo di darci un ordine, nel senso, la mappa ancora non l'abbiamo trovata, quindi il nostro obiettivo è palesemente fallito. Sappiamo più o meno come da dove partire per arrivare a Villa Vulcano. E mi sa tanto che ce la tocca farla a piedi sta strada. Eppure com'è possibile? Cioè, ci eravamo dati appuntamento qui. Cioè, non ha senso. Lei non c'è. Mi sono fatto due volte la strada. Oh, ma che cacchio? Ti stavo cercando, Ria. I've been waiting for you. I knew you had the stuff of champions. I hereby invite you to the Volcano Manor. Take my hand and have audience with my mistress. Beh, ragazzi, abbiamo trovato la via giusta per andare immediatamente a Villa Vulcano. Andiamo insieme a Ria. Give me your hand. I will pray that you follow the same path as Lady Tanith. È stata un po' strana questa animazione, se siamo sinceri. Bene, mi ero accordato in segreto con Ria e lei effettivamente mi ha portato qui. È stata la mia richiesta per averla aiutata con il medaglione insieme dopo aver convinto il brigante a darcelo.
Lei è sua madre barra capo di Villa Vulcano, non lo so. Brave tarnished. Welcome to the Volcano Manor. Io ti odio, mi raccomando. The proprietress of this house. Raya spoke well of you. A warrior of promise. I believe she said. Perhaps you are prepared to make a commitment. Will you join us here at the Volcano Manor? And resist the tide? Why accept the burden of their grace? Or be fooled by the dogmatic ramblings of the fingers? Rise with us against the Erd Tree. Tramite Gideon noi sappiamo che qui a Villa Vulcano c'è effettivamente Rykard, ovvero l'altro fratello di Ranni, e quindi anche lui è contro l'albero madre. In questo momento stiamo sposando la causa di Ranni, quindi vabbè, in ogni caso, in ogni richiesta d'aiuto Alexander risponde, quindi anche se ancora non ha ben capito questo astio contro l'albero madre, vorrebbe saperne di più, ma a questo punto aiutiamo anche loro. Interesting. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. Mo non ci allarghiamo. Beh, in realtà sì, facciamo parte della famiglia se sposo Ranni. But be sure to earn your keep. Chiave della sala. Magari incontriamo altri qua che stanno a Villa Vulcano. Vorrei incontrare Ria. Ria mi ha portato qua e poi è sparita. Io posso aprire tutto? Sì, posso aprire tutto. Non frega niente, è casa mia ormai. È la mia villa. Posso aprire, sì, letteralmente tutte le porte che stanno qua. Però non c'è nessuno. Dallos, che ci fai qua a Villa Vulcano? E tu chi sei? Ria! Oh, calmatevi! Tutti qua dentro state! Posso rubare un po' di oggetti? Grazie mille. Grazie. Missiva da Villa Vulcano. Allora, io parlerei prima con Ria, perché gli altri due... Beh, Dialos sì, lo conosco. L'altro mi sembra bello corazzato. Ria. Hello again, brave tarnished. As a scout, I am pleased to see you again here, at the Volcano Manor, under Lady Tanith's guidance. May you tread the path of valor. Va bene, Ria, non ci dici molte cose. Con te parliamo dopo. Dialos, che ci fai qua? It's you, is it? Well, nice to see you again. Sono cambiato un po', effettivamente. So you've been invited as well, I see. Then we're comrades in arms henceforth. You watch my back, and I'll watch yours. Yes. I can tell. You're wondering about Lanya. Well, you see, I... After much internal debate, I've come to realize revenge is not the answer. According to Lady Tanith, I've got the stuff of champions. And champions, ironic as it is, are oft forced to walk a tainted path. It hit me like a bolt from the blue that my former thoughts were simple naivety. Of course my heart weeps for Lanya. That unfortunate incident was a cruel twist of fate indeed. But succumbing to the pain and sadness caused won't make me a champion, will it? Lanya knows this, I'm certain. Fate has laid hard roads for us both, but such is true of any road trod by champions. I always resented these hands, their pale complexion, a far cry from any warriors, the shame of House Hoslaw. But that won't be the case for long. They'll be darkened by grit once I've set out on the path of champions. The tale of House Hoslow is told in blood after all. Da quello che capisco non sembra un abile guerriero, infatti si vuole riscattare per questa cosa. Magari è stato cacciato dalla sua casata. Tu chi cacchio sei? You. What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. Lo conosciamo, è chi è? I hope you understand the weight of my words. Ho capito, non ho capito. Non ho capito. Well, as long as you understand what you're saying. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy. And leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. Mi sa che lo conosciamo questo, però sinceramente io non mi ricordo chi lui sia. Forse non l'abbiamo mai visto corazzato.
non si è nemmeno ripresentato, quindi c'è un piccolo problema di riconoscerlo. Ok, le porte le abbiamo aperte. Fin qui lo sappiamo fare. Questa è l'unica porta che non si apre. Beh, io ho fatto un giro di chiacchiere. Che cosa dobbiamo fare? Did you read the letter left for you? That is the task. Ah, la missiva, dobbiamo leggerla, in effetti. You will be compensated once the deed is done. Good luck. If you are loath to hunt your own kin, so be it. But you must leave this house at once. This is a war against the Erdtree. We have no place for the meek, nor the luxury of keeping clean hands. Sporcarsi le mani, la mia stirpe, mi sa che sta parlando di senza luce e mi sa che mi sta parlando che devo uccidere di senza luce. Richiesta scritta proveniente da Villa Vulcano per la caccia a un senza luce. Antico cavaliere Istvan, si trova a Sepolcride, la posizione esatta è contrassegnata con un segno rosso sulla mappa. Sì, vogliono che uccidi senza luce. Bene Space Gamers, allora purtroppo qua dobbiamo uscire un po' dai ranghi di Alexander, perché stiamo per andare a uccidere alcuni dei bersagli di Villa Vulcano, ma se non dovessimo farlo, è una cosa che non farebbe Alexander, ma se non dovessimo farlo perderemo la quest Titanit, perderemo la quest Iria e potremmo perdere anche Patches, quindi usciamo un po' dai ranghi di Alexander, magari possiamo inventarci, che ne so, che l'hanno controllato mentalmente, qualcuno si è messo a fare qualcosa di strano, magari Tanit, oppure ancora ormai abbiamo giurato fedeltà a Ranni, abbiamo deciso di sposarla e quindi sposiamo anche la causa di suo fratello e quindi lo aiutiamo al 100%, cioè dobbiamo un po' inventarci la cosa perché stiamo uscendo dai ranghi di Alexander, stiamo andando a uccidere un po' di gente. La mappa, bene, Patches è già arrivato qua, perfetto, allora poi lo recuperiamo, però la mappa possiamo vedere meglio il nostro episodione, quindi allora ignoriamo tutto quello che c'è qui per forza, via. Ciao belli, ciao bellissimi, siete fantastici, mamma mia, incredibili. Correre, no, non te ne fregare niente Alexander delle urla dei giganti, via 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 via. C'è un seme d'oro, c'è un seme d'oro, noi lo prendiamo e ce lo ficchiamo, non si sa dove. Niente, sono uscito pazzo oggi ragazzi. Allora andiamo a prenderci una mappa super obbligatoria, perché ci dobbiamo andare a fare anche il dungeon di Millicent, così ci facciamo un po' di roba e nel prossimo episodio poi ci facciamo, finiamo Villa Vulcano, ci facciamo questi di Allos, di Selen, facciamo un bel po' di roba. Però adesso io direi di farci, oh no, il mio peggiore incubo, no, maledizione, via, detto. Perché devi essere così fastidioso? Non è possibile! Ma vaffancavolo! No, non ci credo, raga. Non ci credo proprio. Ma vaffanculo. Madonna! Niente, dopo questi 5 minuti di pazzia, torniamo a noi. Abbiamo preso la mappa. Allora, vediamo la mappa. Oh, sì, quanto sto godendo. Eccola qua. Il dungeon che ci serve. Come si raggiungeva? Bellissima domanda. Ma prima di fare ciò iniziamo a fare la quest di Tanit. Quindi dobbiamo andare qui, esattamente dove c'era Bernal. Vediamo un po' se è rimasto. Mi sa di no però. E infatti Bernal si è spostato. Allora in realtà sappiamo ovviamente che il tizio che ci ha parlato a Villa Vulcano è Bernal, però Alexander non lo sa, quindi andiamo da questa parte. No, di qua. Sarà un po' particolare Villa Vulcano, ragazzi, perché prima di uccidere Rykard dobbiamo fare un po' di cose. Cioè, in realtà dobbiamo fare solo una cosa, che però ci fa arrivare direttamente alla capitale. Altrimenti, se uccidiamo Rykard, ci perdiamo un'altra mini parte di quest, la quest di Bernal, sto parlando. E quindi, siccome non la voglio perdere, perché ci dà un set di armatura che mi interessa, e forse lo possiamo mettere anche su Alexander, la voglio fare. Quindi Rykard lo spostiamo, nel senso che facciamo prima alcune cose e poi uccidiamo Rykard. Comunque questo sicuramente accadrà nel prossimo episodio. Eccolo qua, perfetto, abbiamo trovato il bersaglio. Quindi, vai, usciamo dal personaggio, usciamo da Alexander e facciamo un po' l'assassino, cosa che faremo anche con Varre, perché anche in quel caso dobbiamo uccidere una persona e purtroppo dobbiamo fare, perché altrimenti non arriveremo mai da Mogwin. Bravo mio bel fratellino, aiuto, magia gravitazionale, ok, perfetto, via, distrutto. Facciamo così, arrivo,
Molto bene. Istvan si chiama lui. Mi sa che già ce lo diceva la lettera, ma sapete che io e i nomi non andiamo molto d'accordo. Vieni qua. Bravissimo. Dai, come ha fatto a non prenderlo? What the fuck? Arrivo. Boom. Distrutto. Mi dispiace. Mi dispiace davvero questa volta. Questa volta mi dispiace davvero. Certo, anche la sua armatura. Elmo a scaglie. Corazza a scaglie. Anche questa potrebbe essere interessante con il nostro Alexander. Poi faremo un bel... Prima di entrare nel DLC, ragazzi, faremo un bel outfit al nostro Alexander. Torniamo da Tanit, allora. Guarda quanta gente c'è. Ah, ecco. Ci ha spoilerato qua. Niente. Il nostro Alexander l'ha letto. Bernal. Ok, abbiamo la conferma che quello che abbiamo parlato corazzato è Bernal. Sono sincero, non lo volevo fare, ma purtroppo abbiamo deciso di aiutare Ranni e di conseguenza anche la sua famiglia. Di conseguenza siamo degli assassini. You've completed your task. I am pleased. Now you are a recusant true and a full-fledged member of the Volcano Manor. This is your reward, as promised. Proiettile magmatico. Never forget that the recusant fights to tread the path of the champion. The way is tainted, but for this very reason, it is the true path to valor. Ok, abbiamo fatto qualcosa che purtroppo il nostro Alexander non avrebbe... Che cacchio è quella roba? Ho sentito anche un ve... Please kill him. That horrendous serpent. Praetor Rykard. Serpente Rykard? You're tarnished. Here to put the demigods to the sword. Then please... Kill the great serpent. The one that devoured Praetor. Rykard ha divorato un serpente. I left the serpent slaying spear in the Lord's chamber. Worthy tarnished. Brandish the spear and run him through. The great serpent. That unspeakable monstrosity. Molto strana questa cosa. Un serpente che ha divorato Rykard. Ma Villa Vulcano, Tanit lo sa? Praetor Rykard's ambitions, though blasphemous, marked him a worthy sovereign, but they were reduced to gluttonous depravity once he gave himself to the serpent. Whatever that thing is, it is no longer Praetor Rykard. Someone must kill him to spare him and his ambitions from further dishonor. Da capire se è stato divorato volontariamente o meno, per come l'ha intesa lui è una via di mezzo, nel senso che non lo so, forse sì, forse no. Worthy tarnished. It is the only thing that can kill that horror. Run it through. The great serpent, that unspeakable monstrosity. Ok, va bene, sembra che si sia fuso con un serpente. Vabbè, lasciamo. Oh, Ria, ecco, perfetto, volevo parlare con te. Have you ever heard any strange sounds here at the manor? Sono appena arrivato. Cioè, troppe cose strane. Like breathing or slithering scales. Forse parla di Rykard, quello che ci ha appena detto il fantasma. It just is impossible. I must be tired. Qualcuno che striscia, un serpente, penso sia quello. Qua c'è un altro oggetto però. Oh, abbiamo un'altra missiva di Villa Vulcano, maledizione. Dobbiamo uccidere un altro bersaglio. Chissà cosa penserà Ranni di quello che stiamo facendo con suo fratello, o meglio non lo so, perché oramai, cioè, ci ha parlato di un... E quello cos'è? Ha il vestito di Ria. Se l'è mangiato. Era questa la cosa che sentiva? Brave tarnished. What is your business here? I'm afraid this is not a guest room. What's that peculiar look upon your face? Goodness. Am I still a serpent? Ah, è proprio lei! Oh, how dreadful. How dreadful indeed. Oh, forgive my distress. I ought to be thanking you for treating me as usual. Despite this appearance, brave tarnished, this is my true form.
My real name is Zarius. Please forgive the deception. Do understand. This duplicity is my own doing. Lady Tanith speaks no falsehoods. And the Volcano Manor is just as it seems. A quanto pare Lady Tanith comunque ha preso il comando qua a Villa Vulcano, perché Riker mi sa tanto che ha un piccolo problema chiamato Serpent, come ci diceva il fantasma. Lady Tanith is my mother. Ah, finalmente abbiamo la conferma. I was born by the grace. Quindi è figlia fra Tanith e Rykard, a quanto pare. Rykard versione serpente, dato che lei è un serpente. But people are cruel. If they saw my true form, they wouldn't speak to me. And so I assume a guise when seeking new recruits. But you are not like the rest. My serpentine form and the name Zarius were secrets. Known only to Lady Tanith and I. Now I share the secrets with you as well. Please keep them safe from anyone else. Tranquilla, tanto non parliamo praticamente con nessuno, anche perché sicuramente non mi metto a parlare con Patches, ecco. E quindi niente, dobbiamo andare a uccidere anche il secondo bersaglio. Richiesta di Villa Vulcano, Relay, ok. Forse... andiamo verso il dungeon. Sapete che possiamo fare così? Possiamo prendere la taglia e farci il dungeon e poi tornare qua a Villa Vulcano. Il problema di tutto ciò è capire dove partire. Quindi noi siamo qui. Fino a prova contraria, sì, siamo qui. Forse questa stradina ci porta lì? Proviamoci. Come stavo dicendo nei miei 5 minuti di follia con la mano, con la mappa, eccetera, eccetera, nel prossimo episodio ci andiamo a fare Selen, Corin, che ci manca più? Mi sembra nessun altro. Vediamo se riusciamo a finirle le quest. Forse Selen riusciamo a finirla. Così ce le vediamo davanti, stiamo a posto. E poi penso che andiamo prima alla capitale e poi, se rimane tempo, facciamo anche le radici. Altrimenti dobbiamo andare da Mogwin. Credo che forse abbiamo azzeccato la strada, forse però, perché qua vediamo se prosegue. Forse sì. Stiamo saltando ovviamente tutti, metodo Pask. Via, si va dritti, non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo andare dritti per dritti. Eh sì, mi sa tanto che l'ho azzeccata la strada. Eccoci qua, fantastic. E il nostro bersaglio l'ho superato. Vabbè, lo facciamo a ritorno, dai. Facciamo un po' di sano e puro gameplay. Qua abbiamo, mi sa tanto, di nuovo la marcescenza. Ogni zona praticamente ha il suo momento marcescenza. Perché devo andare a piedi quando Torrente è palesemente immune? Anche se mi sa che mi sono rotolato, quindi il veleno continua a proseguire. Ok, entriamo qua dentro. Mamma mia, che cacchio siete? Cose schifose. Quando mai sono cose schifose? Mi sputano pure. Ma vergognatevi. Aia, vabbè, il veleno era impossibile non prenderselo, dai. Cerchiamo di capire dove siamo. Questo non l'abbiamo mai visto. Anche se è molto simile. No, forse l'abbiamo visto una volta, sapete? Se non ricordo mai, l'abbiamo visto proprio quando abbiamo fatto il villaggio degli Albinauri. Non è che l'ha mandato Gideon? Cosa sta cercando Gideon qua? Oh, stai bevendo pure tu. Ma grande infame che mi lanci. Sì, sì, sì. È proprio lui, ragazzi. È proprio lui. Arrivo. Sbrem. Sempre veleno, eh? Stealth Alexander. Stealth Alexander. Stealth. No, porca. Non mi ha preso come. Ha un po' sbagliato la mira questo qui. No, no, non bere. Mannaggia a te. Oh, sì, che bello. Repost. Tu non mi attaccare da dietro. Esploso tutto per un attimo. Benissimo. Fantastico. Grande ottimizzazione, come sempre. Penso che schivare il veleno in quest'area sia praticamente impossibile. Certo, potrei prepararmi mettendomi i boli antiveleno, però sappiamo che Alexander oramai non se ne frega niente. Effettivamente avremmo potuto farlo dopo questo dungeon, perché mi sa tanto che Patches poi si teletrasporterà qui. Però in quel caso, quando succederà, veniamo qua, consigliamo i dialoghi e basta, senza che rifacciamo tutto quanto da capo. Voglio far mandare avanti un po' Millicent, così, cioè, le diamo davanti, perché Millicent poi la recupereremo praticamente dopo il DLC, perché lei si sposterà dopo dove voglio arrivare prima del DLC. E quindi ce la leghiamo davanti. In teoria in questo episodio vorrei arrivare alla boss fight del Sacriderma.
e poi chiudere l'episodio. E nel prossimo ci facciamo, continuiamo a fare le quest, continuiamo a fare la quest di Villa Vulcano, e concludiamo uccidendo il pretore Rykard, andando prima però alla capitale, perché dobbiamo uccidere un bersaglio. Quanto mi rompo, basta seguirmi. Oh la madonna, levatevi, basta, non voglio, non vi voglio affrontare, però voglio quell'oggetto, dammi questo oggetto. Tra veleno, tra ste cose. Che palle che siete. Sparisci. Va bene, ho capito. Questo è l'episodio maledetto. Ho capito come va oggi. Ho capito veramente. Via. Via, pure tu. Maledizione. Veleno, ormai. Pigliamocelo. No, non voglio prendere però l'altro malus, sinceramente. Perché mi dovete rompere tutti, Maronas? Fatemi esplorare Santa Pace. Tanto la sfida, la boss fight, lo sappiamo. Oh mio Dio. Anche lui un po'. Aiaiaia. Dai che ci muoio. Bummeter. Ok, via. Via. Via subito. Subito. Dammi questo. Ok. Vieni qua. Hai rotto tre quarti di scatole. Ah, c'è anche l'amico tuo qua. Vieni qua. Porca mese. Tiè. E ritiè. Bene. Dammi qualcosa che mi hai droppato. Bravo, bravissimo. Voi che mi sputate. Oh, telecamera, ti decidi a collaborare. Cosa mi hai droppato? Niente, fantastico. Manco un pezzo d'armatura, manco un guanto, no, niente. Madonna, ma come cacchio ho fatto a non prendermi? Mi piace questa cosa, però. Trappole che non funzionano tanto bene, sinceramente. Non mi sputare. Muori. Stamina, grazie. Manco mai visto. Yeah. Piaciuto? Vaffancavolo. Dammi qualcosa. Ah, mo sì. E tu che ci fai qua? Mica mi ricordavo che c'era lui. Oh la miseria. Vieni qua. Bravo. Che bei dannoni. Via di qua. Non me lo ricordavo che c'era lui. Vabbè, comunque l'abbiamo fatto fuori. La grande fuga. Via. Via, andiamocene da qua. Dov'era la grazia? Non mi ricordo. Quante mozioni abbiamo? Una. Abbiamo un grave problema se non abbiamo la grazia. Perché qua il veleno sta proseguendo. E noi abbiamo bisogno di curarci. Perché abbiamo soltanto l'ultima pozione. Mi date una grazia. Soldato di Malenia. Non è il momento. Voglio una grazia. Datemi la grazia. Dov'è la grazia qua, ragazzi? Dove cacchio era la grazia? Non è possibile che non c'è la grazia. Cioè, tu comunque mi hai seguito fino alla fine dei miei tempi. Mortacci tuoi. L'ho schivato, ragazzi. Ora possiamo andare oltre lui. Speriamo che c'è la grazia oltre lui. Il veleno mi ucciderà. Abbiamo le ore contate, ragazzi. Abbiamo quelle ore contate. Se la nostra vita scende a zero. E dai, non c'è la grazia. C'è solo un oggetto. Che palle. Grazie. Pensavo fosse a fine dungeon. Invece è qui. Holy shit. Attenzione a questa cosa. Ah, è caduta. Che cretina sei caduta. Io sto per morire però. Magia delle rede temete. Faccio così. Tu non mi ingaggiare. Si è buggata. Perfetto. Grande. Io vado di qui e salgo qua. Bene. Grazie. Sì. Siamo salvi. Incredibile ma vero. Sapete cosa? Siccome abbiamo trovato l'oggetto che ci serviva, che ne dite se ce la svigniamo? In questa maniera possiamo arrivare dove vi dicevo io, a Villa Vulcano. Tanto qua ci dobbiamo tornare per Patches. Ritirata strategica. Anzi, andiamo qua perché facciamo la strada a ritroso per uccidere il bersaglio. E soprattutto non buttare un livello. 45 in vitalità. Adesso portiamo 55 forza. Un episodio un po' caotico oggi, ma spero comunque state capendo dove mi sto dirigendo. Ogni tanto apro la mappa per farvi vedere alcune cose. Ma sì, siccome dobbiamo accelerare, stiamo andando un po' a casaccio, ma un casaccio che nella mia mente funziona e che ci permette poi di arrivare, ecco qua il segno, permette poi di arrivare il giorno del DLC al Mogwin, così il giorno dopo si parte per Shadow of the Erdtree. Alto piano di Altos, qua c'è il bersaglio, dove sta? Eccolo qui. Allora, piano, facciamo così, la nostra solita tecnica. Becca di qua. Perfetto. Distrutto questo, Noi non cantiamo vittoria subito. E invece dovevamo cantarla. Ampolla di Crepus e Dardo. L'avevamo già sentito Crepus, ragazzi.
Avevamo la sua balestra che abbiamo trovato, tra l'altro. Esatto, l'abbiamo trovato alla rocca. Apparteneva a Crepus, servitore delle due dita, che agiva nell'ombra della tavola rotonda come capo confessore. Alla fine forse sapete che stiamo uccidendo, non dico dei sicari delle due dita, ma quasi, forse dei super devoti delle dita. Quindi sì, stiamo uscendo dal personaggio perché stiamo uccidendo dei bersagli, ma in realtà dei bersagli che forse possiamo tornare adesso a Villa Vulcano. Anche il secondo bersaglio è andato. I see you've performed another task for us. Here is your usual reward. Please, take it. Lama osso di serpe. Now, perhaps the time has come to meno male, va? Of the true ruler of this manor, Lord Rykard. The Erd Tree blessed the Tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The Tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the Shardbearers vying for power in the wake of the Shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erd Tree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. If you follow this heroic path, one day the Lord will see you. The Lord's visits with our champions are always a spectacle. It cannot come a day too soon. Forma di Zorayas. Ok, chiediamogli di Rhea. Did you see her? The girl, Rhea, with her true face. Well, if she confided in you the name Zorayas, then perhaps it is not my place to speak. But as her adoptive mother, I ask ok, non è la sua vera madre, un po' lo sospettavo. Be kind to her. Look after young Zorayas. Her true visage belies the purity of her heart. Honestly, I hardly deserve the sweet child. Però sembra che la ama, quindi sì, ci può stare. Allora, è il momento di parlare con Patches, effettivamente l'abbiamo un po' ignorato. Però anche lui è arrivato qua a Villa Vulcano. Devo essere sincero, non sono sorpreso che tu sia qui. Well, you joined the manor, eh? I don't believe it. Didn't think you had it in you. And here I thought Rhea was barking up the wrong tree. All good though. We're on the same side now. We'll do good work together. Oh, and of course, we can do business if you like. Hatch's Emporium at the Volcano Manor. Specially for you. Ma riguardo a Patches, chiediamo. Are you surprised that I belong to the Volcano Manor? No, sinceramente no. I always hated the gibberish about lost grace and the laughable two fingers. I thought I could lend a hand in unmasking the charade. Not to mention, Tanith has always made me curious. I guess her master must really be something, because she's pretty damn smug about it. Even after announcing her blasphemous ambitions, she still stands proud. I've never seen a woman quite like her. Sono innamorato, Patches. Però un po' occupata con un certo Rykard serpente. Vabbè, Patches ci vende sempre la solita merda totale, soprattutto sovrapprezzata. Allora, Rhea, che in realtà abbiamo scoperto si pronunci Rhea, ma noi chiameremo comunque Rhea perché siamo scemi. Ti sei... Ok, si è trasformata di nuovo in forma umana. Oh, it's you. Forgive me. My mind never ceases to churn of late. Well, I know I can trust you. I saw something slithering in the pitch black of night. It entered the room next to this one and never came out. If I'm not mistaken, it took the form of a serpent, just like me. Does the Volcano Manor hide some secret that Lady Tanith has kept from me? I realize that I shouldn't impose, but if you discover anything, would you please share? Una cosa che striscia nella notte, l'unica entità serpentina penso sia Rykard a questo punto.
Lei non sa che c'è Rykard in questa villa e soprattutto che è molto probabilmente suo padre. Andiamo a vedere, ragazzi. Qua abbiamo la stanza accanto, ci ha detto, ok? Penso che sia qualcosa... Ho sentito un rumore. Eh sì. Ci siamo soltanto avvicinati. Oh, è una lumaca. Una lumaca molto molto strana. No, questa volta è proprio una lumaca. Non è come le scintipietra che abbiamo visto. Fermi tutti che forse possiamo equipaggiarcela la torcia. No, maledizione. E lanternina fu. Ma che cacchio di spavento. Ma porca di quella miseria. Ma sparisci. Mi ha fatto pigliare un colpo. Non mi aspettavo ce ne fosse una seconda. Piano piano che qua già non vediamo un cacchio. Ma quasi quasi mi levo qualcosa e metto la torcia, raga. Però sì, queste sono lumache vere. Queste sono proprio vere e proprie lumache. Anche se sono un po' strane comunque, perché sembra essere un serpente con un guscio. Però sono comunque diverse rispetto a quelle che conoscevamo. Sia abbiamo visto la città eterna e sia a Raya Lucaria, nei dintorni, nei pressi di Raya Lucaria. Caro Limiere, minchia, non si vede veramente una mazza di niente, porca di quella miseria. Boom! E muori. E sparisce. Perfetto, non manco mi colpito. Oggetto del cavolo e... artigli del Limiere. Io non so dove sto andando, sinceramente. Salve. Qua c'è una chiesa e una grazia. Fermi perché da questa parte c'era qualcos'altro, però. Andiamo subito a controllare. Vediamo, magari è uno shortcut. Oh la madò. Altre di queste cose. C'è un oggetto là. Mio tutto. Mio tutto, via. Via serpenti. Via serpenti lumaca. I serpenti guscio. Che cacchio fate? Questo è palesemente un muro invisibile. Non è un muro invisibile. Forse si apre da un'altra parte questo. Oggettino per noi. Vediamo cos'è. Ricettario. Perfetto. Salve. Questa è la stanza che non potevamo aprire forse. Depreda. Carman, profumiere corrotto. Ok, forse c'è un'informazione su profumieri corrotti che potrebbero essere dei sicari di Gideon. Molto bene, anche questa parte ce la siamo fatta. Prendiamo la grazia lì e vediamo se possiamo parlare con Raya. Vediamoci se qualcuno vuole parlare con noi. Melina, non lo so, anche se qua siamo comunque in un territorio, anche questo immagino, sconosciuto a Melina. Ma cosa c'è qui? Penso sia l'interno di Villa Vulcano. Più che una villa mi sembra una città questa. Ammazza. Ci abbiamo i sordi qua, signor Rykard, eh? Di qua mi sa che c'è un ponte, però esatto. In realtà non c'è il ponte. Mi sa che lo possiamo aprire dall'altra parte. Giusto per, giusto per. Se adesso parlo con la nostra Raya, qualcosa viene detto? Abbiamo trovato una zona gigantesca che tra un po' andiamo a esplorare. Parla del lato oscuro di Villa Vulcano. Really? Oh, so there was a secret after all. Oh my. Lady Tanith, my own mother, has deceived me. Was I not born by the grace of a king? Vediamo, ricarichiamo, vediamo se ha qualche altro dialogo la nostra Raya. Vediamo se Tanith ha qualcosa da dire. Problemi di Zorayas. She said that to you. I should have known something was wrong. The signs were clear enough. Well, Zorayas has placed her trust in you. All the more reason I must tell you that some things are better left unknown. Besides, no one should be blamed for their heritage. Think about it. We are resisting the ways of the Erdtree itself. What matters one's lineage in such a crisis? Perché non vogliono che scopra la verità Zorayas? Non dice niente, va bene. Allora ragazzi, mi sa tanto che è il momento di proseguire per Villa Vulcano. Anche qua attiviamo il motorino Alexander e andiamo. Oh, oh, salve. Tanti serpentini, eh? Beccatele questo. Quindi non è solo Rykard che sentiva. Possono essere anche fatti loro i rumori che sentiva Raya. Vieni qua. Porca miseria. Backstep, così. Volante. Perché c'è una fissazione con i tetti? Mannaggia a te, Miyazaki, mannaggia. Oh, mi ha parato il colpo. Grande infame. Ancora. E cadi. E sparisci. Cadi? Bravissimo. Qui c'era anche... Esatto, vieni qui.
Questo è un popolano normale. Perché mi devo complicare la vita nei tetti? Non lo so, non lo so. Però oramai sono qua. Quindi andiamo di qui. Oh, eccoti qua. Sei sopravvissuto. Mi attacchi? Ti attacco io, va bene? Che è? Repost, si può fare? Non si può fare. Va bene, comunque ti uccidiamo. Vi siete mancati un po', mostri normali voi. Grazie, venite qua. Sparite, bisciotto con l'attacco base. Vieni qua, serpentino, vieni qua. Ti spacco tutto. Bravissimo. Aia. Non ti sei stordito, eh? Adesso sì. Quanto si gode. No, no, il veleno no. Cacchio che me l'ha lanciato. Sto pezzo di vomito. Non è morto. Quanta vita c'ha? Vorrei riuscire a saltare più zona possibile, come abbiamo fatto anche per accelerare un po' lo scorso episodio. Al lago putrescente. Tipo, se io mi lancio qua, no? Abbiamo skippato una parte abbastanza noiosetta. Perché non mi ricordo a che punto era il nostro sacridermo, sapete? È lì, ma non mi ricordo quanto tempo ci vuole ad arrivarci. Quanti bei serpentini stanno qua! Vi massacro con la mia mossa peculiare. Non faccio il repost perché sono uno scemo. C'è una scala qua. Questa sapete che forse non l'ho mai vista in vita mia. Questa scala dove è uscita? Salve. Che cosa c'è qui? Sono stranito, raga. Sono stranito nel senso che non mi ricordo. Perché potevo salire qui? Che cosa c'è? Forse questa parte qui? Salve, Salvino. Ma ricordo proprio questa parte. Fermi tutti. Chi c'è qua? Albinauri, ragazzi. Ne abbiamo visti un po' comunque. Albinauri intrappolati. Cercano di studiarli in qualche modo o vogliono fare esperimenti su di loro. Ma lasciamoli stare. Poi possiamo aprire la porta, così in caso dovessimo morire almeno abbiamo una via tranquilla. Sapete che forse quella scala effettivamente l'ho presa ma non me la ricordavo? Perché vogliono studiare gli albinauri? C'è qualcosa che stanno cercando forse su di loro? Certo, avrei anch'io 6.000 domande. Oh la madò. Ecco qua, questo è un albinauro. Molto strano però. Perché ogni luogo che vado sembra avere cose schifose, esperimenti, roba? È incredibile. Oi, maledetta a te. Stavi dormendo fino a un attimo fa. Questi sono veramente cattivi. Questi proprio ti corrono addosso. Fanno anche un po' paura. Guardali, guardali, guardali. È impressionante. Ma fanno paurissima. Madonna. Non so se è una mutazione evoluta quella che c'hanno loro. Cioè nel senso una mutazione, un decadimento naturale degli albinauri, oppure una cosa che hanno indotto quelli di Villa Vulcano. Perché? Perché a me? Non mi uccidere, va. Cavolo, porca miseria. No, 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 fermo. Muori. Sparisce. Oh, grazie, 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 grazie. Stiamo per scendere nella lava. Mi ricordo che i danni della lava erano pochi qui. Lava, un prolune, diciamo che è un bel sugo di lasagna. Molto meglio rispetto a Dark Souls, però comunque sempre lasagna rimane. Cerchiamo di ignorare un po' la zona, ragazzi, perché qua il tempo stringe. Non tanto per il DLC, questa volta per l'episodio. Perché tutto quello che volevo fare in questo episodio lo stiamo facendo. Però ci manca il sacriderma. Quindi facciamo il sacriderma e poi facciamo un'anticchia di quest di Raya. E ci salutiamo. E poi al prossimo ci scateniamo. Ho avuto serie difficoltà a fare questo episodio perché ci sono tantissime situazioni che dobbiamo tenere a mente per non perderci le quest. E quindi è stato complicato, sinceramente. Ma spero di avercela fatta, soprattutto in montaggio, raga. Perché registrazione ho fatto un po' di casini. Sono andato da una parte all'altra, roba strana. Mentre siamo arrivati. Perfezione. Quindi spero che in montaggio sono riuscito a creare qualcosa di che si capisca, insomma. Sacriderma. Anche qui la nostra teoria è stata confermata al 100%. Sembra che i figli di Rennala siano in qualche modo in alleanza con i Sacriderma. Perché anche qui, in una zona fortemente collegata al Rykard, abbiamo i Sacriderma. Ma soprattutto, finalmente, possiamo aprire il ponticello.
Tecnicamente potremmo anche andarci a riposare, sinceramente. Anche perché voglio evocare la tenna, ragazzi. È da un bel po' che non la evochiamo. Siamo pronti, la tenna. Tu, ovviamente, devi metterti nelle retrovie, più retrovie possibili. Aspettate, ragazzi. Mi sa che non possiamo evocarla. Non è che c'era un segno di evocazione qui? No, forse no. Perché volevo già evocarla, perché altrimenti viene massacrata. Però mi sa che dobbiamo aspettare che spawna. Esatto. Vai da te. Mi raccomando da te, mi raccomandissimo. Ok, arrivo. Nobile sacriderma, anche qui. Mannaggia a voi, mannaggia sacriderma. Cosa cacchio state facendo? Insieme ai figli di Rennala. No, no la tenna, no. Vieni qua. Vieni qua. Oh yes. Vai da te. Pensaci tu. Devo curarmi però. Cure, veloce. Ok, mi sa che muore la tenna qua. No, non è morta, non è morta. Attenzione. Rotazione. La tenna. Attenzione. Ok. Che cosa ha fatto? Che animazione era? What the fuck? Ah! Maledizione. Che palle. Perché ti sei buggato? Arrivo. Sbram. No, la tenna, porca miseria. Di nuovo, di nuovo, di nuovo. Ok. È strano, è stranissimo sto coso. Prima attacca, poi rimorotola. Telecamera, 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 telecamera. Che palle. Arrivo. Sbram. Ok, che fai? Molto bene. Sbada, bremmete. Oh, panzonata. Che muori. Muori, ho detto. Che culo, che culo. Lo sapevo, lo sapevo. Ero nel panico, non sapevo dove andare. La mia domanda adesso è: sarà morto, vero? Penso proprio di sì, scusami, mi ha droppato le sue cose. Ok, sì, è morto, perché è apparsa la grazia. Ora si bugga tutto e torna lui dall'oltretomba. Qua abbiamo un oggetto e abbiamo anche quello che sembra essere effettivamente un serpente. E quello che c'è intorno a sé sembra essere la pelle di un serpente, quindi forse ha fatto la muta. Vediamo cos'è. Amnio di serpente. Vediamo se può interessare a Ria. Torniamo a Villa Vulcano. Facciamo un mini momento lettura, ragazzi, e leggiamoci quello che abbiamo trovato qui. L'amnio del serpente. Allora, amnio di un grembo che diede alla luce un figlio non voluto. Stiamo parlando di Zoraias, forse? Amnio proveniente dal ventre materno che ospitava una povera anima indesiderata, frutto di un disgustoso rituale gestatorio. Sembra destinato a non seccarsi mai, restando eternamente umido. Allora, fa un po' schifo, siamo sinceri. Però potrebbe essere da dove è nata Zoraias. Consegna l'amnio di serpente. Eh sì, possiamo darlo a lei. What is this? I remember this scent distinctly. Funny, isn't it? I am certain of it. I was born inside this. It's a part of my birth mother. You have my gratitude. Thanks to you, I am no longer afraid. I want to know how I was born and met Lady Tanith one day. I hope to call her mother once again. This time from the bottom of my heart. Bene, abbiamo dato consapevolezza a Raya, Zoraias, quel che è. Oh, che è successo? Dialos, perché c'hai la mano in faccia? Qua abbiamo un'altra missiva che faremo al prossimo episodio. Ah, it's you, is it? I'm terribly sorry. But would you mind giving me some time to myself? I haven't achieved anything at all thus far. Even though I've dirtied my hands time and time again, I'm still yet to achieve anything. Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge and sullied the name of my house. What an easy mark I must have been. How did it take me so long to realize, honestly? There's just no end to my foolishness, is there? Non ho capito che è successo, forse si è rifiutato di uccidere qualcuno di Villa Vulcano, una missiva di Villa Vulcano, Bernal. So, you've blooded your sword in the hunt. Then I shall introduce myself once more. Bernal. Avevamo lo spoiler dalla mappa. Recusants have particular battle arts,
styled to our methods of slaughter. Why not add some to your repertoire? Ok, anche qui ci vende le ceneri di guerra, perfetto, ma possiamo parlarci. You've come to understand now, eh? To take power and make it his own, the recusant must hunt his own kind. To raise the flag of revolt against this sanctified pillaging, we recusants must become the most wretched of predators. All you can do is laugh. Ok, anche questa cosa l'abbiamo fatta. Ora, direi che possiamo farci il momento lettura. Fatemi riposare un attimo, vediamo ancora se ricaricando la zona qualcuno... Ah, forse Lady Tanit. Effettivamente Lady Tanit potrebbe dirci qualcosa. Vediamo. Assenza di Zorayas. Zorayas è sparita dopo quello che le abbiamo detto. No. I haven't seen Zorayas anywhere. And she has no scouting duties now. Has she gone off in search of answers? Why won't she just listen? May I ask your aid? Not as the manor's proprietress, but as Zorayas's mother. If she discovers the answer to her question, and it causes distress, have her drink this potion to purge that which would cause her pain. Sono fissate di far bere le cose alla gente qua sto gioco, eh? Tonico dell'oblio. Yes, I know. My wish is a grave disrespect to her. No different than the Erd Tree's imposition. But I've no choice. It must be done. Perché impedirle così tanto di sapere la verità? Questa cosa non mi piace, non mi piace per niente. Certo, siamo diventati gli assassini. Però per Zorayas possiamo fare qualcosa, forse. Quindi Zorayas è sparita. Dobbiamo cercarla, magari ancora qua a Villa Vulcano. Bernal e Diallos, vediamo un po' se ci dicono qualcos'altro. It's just as my noble brother says. I'm a complete fool. I can't believe I thought I could become a champion. Perhaps I am a fool after all. No, it's worse than that. As things stand, I've given up on the path of revenge and sullied the name of my house. What an easy mark I must have been. Sta pensando tra sé e sé, mi ha completamente ignorato. Però, boh, non lo so cosa vuole fare Diallo. Spero che non voglia fare cose strane. Ma qual è Radahn? Bellissimo, non l'avevo notato. Quanto è fiero Radahn. C'ho anche io la tua armatura, vedi? Bernal, qualcos'altro da dirci? A recusant through and through. I knew you had it in you. Take this. Lettera per Bernal. Anche lui ha un bersaglio. A special invitation to hunt some of the first tarnished who sat at the round table hold. If you should accept, I'll next see you on the field of battle. Questa è la missiva di cui vi parlavo, ragazzi, che dobbiamo fare alla capitale prima di uccidere Rykard. E prima anche di fare la terza missiva di Villa Vulcano. Sto facendo avanti e indietro a ricaricare la zona perché qua i personaggi... Esatto, vedete, Diallos è già sparito. Penso che lo recuperiamo nel prossimo episodio, Diallos. Bernal, penso che tu non ci dica più niente. Perfetto. Allora, siamo andati avanti con tutte le quest. Abbiamo fatto bene i nostri conti. Mi sa tanto che ci manca Patches e poi andiamo da Millicent e abbiamo finito l'episodio. Ah, hello, this... is for you. Anche lui ha un bersaglio. Tutti fissati qua a Villa Vulcano, eh? You're new here at the manor, but if you complete the request, you can improve your standing. Relax. We're old friends. Time's come to pass the torch, right? Go on, break a leg then. Ok, abbiamo fatto tutto, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, questo episodio è stata una fatica incredibile, eh? Millicent, manchi solo tu. Manchi solo tu per adesso, perché nel prossimo episodio ci abbiamo un fottio di cose da fare anche, quindi... Leggiamoci la protesi che abbiamo trovato lì in quel dungeon. Protesi durata un tempo usata dalla Valchiria con un braccio solo. Un capolavoro di maestria artigianale, se ben padroneggiata, può essere usata come un braccio vero. Quando Melegi Marais, signore di Castellombroso, che è il luogo dove abbiamo preso questo, l'ha indossata, ha avvertito la presenza della sua dea. Millicent, ti abbiamo trovato un braccio. Now, I'm tracing the path Melania took.
She's passed into the lands that lie beyond the Erdtree. Are you giving me this arm? Thank you. I am in your debt yet again, I think. If the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Comunque è incredibile come lei sia arrivata qui all'altopiano Altus senza un braccio, senza armi, eh? È incredibile. Noi siamo combinati così e lei è disarmata senza un braccio. Ok, Millicent per adesso non si mette il braccio. Quindi, allora, ragazzi miei, è il momento di leggere qualcosina e di chiudere l'episodio. I profumieri corrotti praticano la propria arte per se stessi soltanto. Karman era un individuo formidabile la cui forza rivaleggiava con quella degli eroi. Si dice che fosse alla ricerca del balsamo segreto della rianimazione. Cose completamente inaspettate di cui non sappiamo minimamente niente. Piccola ampolla di ottone contenente un tonico. Questo è il tonico dell'oblio che dobbiamo dare a Zorayas per conto di Tanit, che non daremo mai. Cancella angosce e ricordi spiacevoli. Dono di Rykard votato alla blasfemia a Lady Tanit, che purtroppo non ebbe mai occasione di usarlo. Mio signore, la mia unica angoscia sarebbe dimenticarvi. Attenzione, era una cosa che dava Rykard a Tanit per farsi dimenticare? Perché? Questo mi fa pensare ancora una volta che Rykard non si sia fatto mangiare un serpente volontariamente. Però, tempo al tempo, ne parleremo dopo di Rykard. Qua abbiamo un incantesimo proiettile magmatico, stregoneria che sfrutta il magma del Monte Gelmir. Gli antichi incantesimi di Gelmir furono scoperti e riportati in uso da Rykard, il figlio della regina Rennala. Nobile presenza, antico potere dei nobili sacriderma. Questa è quella la panzata. Un tempo segno dell'ira divina, questo incantesimo è diventato un trofeo della nobiliare caccia agli dei. Questa è una cosa che abbiamo sentito parlare, non abbiamo grosse notizie, sappiamo soltanto di questa caccia agli dei comandata dalla regina dal tetrocchio e i sacriderma, dove uccidevano sostanzialmente semidei. Magari già nel prossimo episodio si cambia un po' outfit il nostro Alexander. Profumiere corrotto. Questi profumieri inclini all'eresia bevono le loro stesse spezie per alterare il corpo e la mente. Il nome che li contraddistingue trae origine dalla loro lenta discesa verso l'autodistruzione. Niente, non ci dice nulla per quanto riguarda una possibile... un possibile incarico da parte di Gideon, anche se li abbiamo visti al villaggio noi questi, eh. Corazza a scaglie, niente di particolare. E mi sa tanto che forse, dico forse, ok, questa, l'ampolla di Crepus, ok. Uno strumento rituale utilizzato dagli assassini della rocca della tavola rotonda. Vi fu un tempo in cui senza luce, che si erano allontanati dalla guida, temevano il silenzio sopra ogni cosa. Raga, questi erano sicari delle due dita, quindi... Ok, siamo usciti al personaggio, ok, che Alexander è andato un po' contro i suoi ideali, ma non troppo, non troppo. Qua l'ultima missiva di Villa Vulcano ci dice di uccidere Yuno Oslo. Mi sa tanto che forse è il fratello di Dialos questo. Dobbiamo andare alle vette dei giganti, quindi mi sa tanto che non la facciamo la terza. Impossibile questa roba. Anche se mi sa tanto... che a questo punto forse potrebbe cambiarci un attimo il piano questa roba, ragazzi. Perché forse ci uccidiamo Rykard dopo la capitale. Perché dobbiamo fare un po' di cose alla capitale per continuare la quest di Villa Vulcano. E mi sa tanto di sì, sapete? Quindi forse prossimo episodio... rientriamo nella capitale, signori miei, eh? Facciamo un po' di quest NPC, ma forse entriamo nella capitale. Io credo che questa volta abbia letto tutto, credo, ovviamente. Poi, quando mi metto a fare le mie esplorazioni off camera, noterò sicuramente altre cose e sicuramente dovremo leggere altro di ciò che trovo off camera. Detto questo, ragazzi, grazie mille per la visione, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Manca poco, eh?